Buonasera a tutti, come sempre grazie per la partecipazione numerosa. Questa sera il numero di iscritti è particolarmente alto, più del solito, non poteva essere altrimenti visto l'ospite, in realtà un gradito ritorno di Sergei Magala, che questa sera ci farà vedere come creare un expert e diverse cose interessanti. Come sempre però iniziamo con la lettura del disclaimer. I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikmill e hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: il trading di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale. Assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Prima di partire con il webinar, c'è lo spazio dedicato alla promozione del broker che rappresento Tikmill. Io sono Giuseppe Cericoa, country manager di Tikmill, e come già annunciato con me questa sera ci sarà Sergei Magala, programmatore e sviluppatore di Training System. Parlando di Tikmill, Tikmill è un broker regolamentato dalla FCA UK, broker non dealing desk con commissioni a partire da 2 dollari per ogni 100.000 dollari negoziati con spread interbancari a partire da zero. Quindi, come dicevo, la regolamentazione FCA UK con fondi assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi tutti gli expert e strategie sono permesse, non ci sono limitazioni sullo scalping o quant'altro. E io vedo già delle domande relative all'ESMA. Magari poi, se abbiamo tempo, 2 minuti li dedichiamo all'ESMA, però adesso vado avanti con la presentazione del broker, altrimenti perdo il filo. E dicevo, la velocità di esecuzione è ultra rapida, comunque garantita dagli oltre 10 server sparsi per il globo, e questo permette di avere anche degli slippage positivi. Inoltre abbiamo anche diversi strumenti di ausilio al trader come AutoChartist, la WPS in sconto e poi anche altri strumenti che potete poi vedere sul sito. Questa è un po' la mappa che sta facendo vedere Sergei sui nostri server sparsi per il mondo, quindi potete vedere che oltre a quelli principali poi ci sono anche quelli di backup e quindi questo garantisce una velocità di esecuzione senza pari. Nella schermata successiva c'è un confronto di Tikmill con altri competitor, dati esterni dal famoso sito di MyFXBook, quindi non collegato a Tikmill in alcun modo, e potete notare voi stessi facendolo anche adesso e vedete che il più delle volte i nostri spread, incluse le commissioni, sono tra le più basse rispetto ai maggiori competitor. Che altro? Nella schermata successiva c'è una dimostrazione dei nostri sforzi e quindi soprattutto anche della crescita avvenuta anche in Italia di Tikmill, che ci ha permesso di raggiungere dei traguardi sicuramente importanti, come il superamento dei 100 miliardi di dollari di volume di scambi, che ci ha fatto entrare nella diciamo top 20 dei broker più grossi nell'industria del Forex. Io termino la presentazione del webinar rimandandovi comunque a provare le nostre condizioni di trading con usufruendo del conto di prova da 30 dollari. Sergei, nella schermata successiva, se puoi passare in modo tale che potete vedere anche il mio riferimento email giuseppe@tikmill.co.uk e quindi potete provare quindi senza nessun deposito richiesto questo conto prova da 30 dollari su server reale. Allora, io ho terminato sull'ESMA.
Io direi, siccome ci sono tanti argomenti da trattare, ecco, Sergei, sì, diciamo che allora con l'ESMA, ICMIL, come molti sapranno, ha diverse regolamentazioni, quindi ha una regolamentazione anche extraeuropea. Quindi qualora, è una domanda che io sto ricevendo spesso in questi giorni, qualora ci fosse la possibilità di poter aprire dei conti ai clienti europei, perché attualmente non è possibile farlo, ovviamente saremo i primi ad avvisarvi, però attualmente io non ho nessun tipo di aggiornamento concreto rispetto a quello che avete già letto e sentito da soli. Quindi la leva verrà abbassata sul Forex, sulle major a 30 e a 20 sugli indici principali. Ci sarà la protezione del saldo negativo e il margin close out verrà spostato dal 30% attuale al 50%, quindi non basato sulle singole operazioni, ma sul margine richiesto per mantenere le posizioni, quindi sulla totalità del margine. Attualmente è il 30% della margin call, quindi con l'ESMA sarà il 50%, quindi per il trader questa cosa è sicuramente favorevole rispetto a prima. Sarà più difficile ovviamente dare i margin call perché saranno richiesti margini più ampi rispetto a quelli che erano chiesti prima con una leva maggiore. Quindi altre news sull'ESMA attualmente non da parte di Tikmin non ne abbiamo. La nostra compliance ovviamente sta lavorando per capire che tipo di manovre è possibile fare nel pieno rispetto della regolamentazione. Quindi poi per qualsiasi cosa ovviamente potete contattarmi sempre all'indirizzo email che vi ho segnalato. Ok, Basta, perché insomma. partiamo con il webinar così entriamo nel vivo, visto che le cose da vedere sono tante. Ti lascio la parola. Benissimo, grazie Giuseppe, buonasera a tutti. Non vi preoccupate per l'ESMA, tanto che penso abbia dato un paio di mesi per adeguarsi ai broker, quindi di tempo di fare dei danni ne abbiamo ancora. Ecco, comunque Questo. tanto per lavorare bene si lavora a leva bassa con una buona capitalizzazione, quindi l'ESMA alla fine non dovrebbe crearci dei problemi, anzi forse non è neanche male. Adesso al di là della mia posizione più, come dire, più liberista in queste cose, secondo me i mercati vanno lasciati fare, ecco, più o meno autoregalarsi, ecco, perché tanto si è sempre rivelata la cosa migliore. Va bene, andiamo avanti con il nostro webinar. Oggi abbiamo tante cose da fare, perché faremo un po' di introduzione, un po' di teoria, e scriveremo un expert advisor. Speriamo di riuscire a fare tutto nel tempo che abbiamo a disposizione. Adesso questo, a quanto pare, è il primo di una serie di tre webinar offerti da Tikmil, dove faremo un po' questo percorso, una specie di mini corso su come si sviluppa e si crea un trading system automatico, un expert advisor. Allora, sono Sergei Mangalà, mi ha già presentato Giuseppe. Giuseppe ha letto il suo disclaimer standard. Io preferisco ripeterlo in, diciamo, maniera un po' più meno formale, meno fredda, ribadendo la cosa più importante: ogni attività finanziaria è legata a un rischio. Tutte le volte che facciamo del trading, semplicemente mettiamo una parte del nostro capitale a rischio, d'accordo? Sperando o contando di ottenere, in cambio di questo rischio, che è inevitabile, ok, un certo premio da parte del mercato. Quindi la parola rischio è quella che non dobbiamo mai dimenticare, d'accordo? Quindi qual è la cosa migliore che possiamo fare per uscirne vincenti in ogni modo,
o comunque senza aver subito dei danni economici piuttosto che emotivi, e che sia rischiare solamente ciò che possiamo permettere di perdere, perché tanto prima o poi uno stop loss oppure un periodo di drawdown capita. Ok, quindi diciamo questo è il mio disclaimer più, diciamo, diretto, più umano. Che cosa aspettarci dal trading in genere e dal trading sistemico? Allora, di sicuro non ci aspettiamo dei guadagni costanti come se fosse uno stipendio e non ci aspettiamo dei miracoli come, per esempio, qualcuno magari vorrebbe con un conto da, non so, 500 euro, 1000 euro oppure con i 30 euro messi a disposizione per fare un po' delle prove. Delle prove, tirarci fuori chissà quali rendimenti, non è possibile. Ok, potrebbe sempre capitare la botta di culo, va benissimo, è anche giusto cercarla, però impostando fino da subito delle aspettative realistiche, d'accordo, riusciremo a impostare il nostro lavoro in una maniera più professionale. Questo perché i mercati sono fatti così, sono per lo più imprevedibili, ok? E guadagnarci è abbastanza difficile, al di là di quello che magari qualcuno vuole farci credere. Qual è la cosa migliore per, diciamo, per trovare, diciamo, un riferimento per delle nostre aspettative? Ok? Vediamo cosa sono riusciti a fare gli altri, okay, quelli bravi, okay, non Sergei che è qui che ci prova, ma qualcuno magari che ha vinto un campionato del mondo di trading sistemico. Ci può stare, interessante, andiamo a vedere. Questi qui sono i risultati dell'anno scorso, del campione del mondo di trading, vincitore della Robbins Cup, un italiano, Stefano Serafini, d'accordo. Ha fatto 200% di gain con circa 40% di drawdown, okay, di flottante. Quindi rendimento record, drawdown record, d'accordo? 40% fa presto ad andare, diciamo, due volte peggio del preventivato di come è andata nel trading, nei mercati. Certo che può andare, okay? Il doppio del 40%, quindi se andava un bel po' peggio, questa situazione avrebbe portato al margin call, quindi alla perdita del capitale. Queste sono le cose di cui bisogna tenere conto. Quindi col senno del poi è tutto bello, però concentriamoci diciamo, su quanto queste operazioni sono state, diciamo, esposte al mercato. Quindi un'operatività così la si può fare solamente quando è il caso di farlo, ok? Quando si gioca, fra virgolette, con capitali piccoli, puntando un extra rendimento saltuario oppure durante un campionato di trading. Quindi qui possiamo aspettarci, diciamo, di un'attività, e qui ripeto, stiamo parlando dei numeri uno al mondo, d'accordo? Io personalmente sono abbastanza lontano da questi risultati e noi dobbiamo, diciamo, essere fin da subito abbastanza svegli, perché per vincere in borsa bisogna essere molto svegli, d'accordo? Abbastanza svegli da innescare questo meccanismo anche un po' poco naturale, di dire magari io riesco a fare anche un po' peggio dei migliori del mondo, soprattutto all'inizio, d'accordo? Ecco, magari sono cose che non siete abituati a sentirvi dire, però quando si parla di psicologia e di trading, quelle cose lì, vengono dette un sacco di cose, ma secondo me un po' si perde il punto. Il punto è proprio questo qui: in borsa si possono perdere soldi, d'accordo? Quindi aspettative, 200% no, all'anno, difficile, perché è difficile lavorare rischiando così tanto, ma per una cosa puramente matematica, probabilistica. Io direi di dividere anche per 10 queste cifre, ok? Non vogliamo per 5? Ok, una cosa, aspettarci un 50, un per 4, un 50% l'anno, 30% l'anno, se siamo bravi come i più bravi del mondo. Ma la cosa più importante la vediamo osservando le equity line.
Vediamo che per 6 mesi il sistema ha performato benissimo, sovraperformato, e poi per altri 6 mesi è stato in stagnazione. Ok, quindi risultati underwater, quindi sotto il picco massimo. Ok, succede questo trading reale. Andiamo avanti, ecco, vedete questo Stefano Serafini, 200% alla Robbins Cup. Questo è il mio amico Andrea Unger, vincitore dello stesso campionato 2008, 2009, 2010 e anche nel 2012 mi sembra abbia vinto. Qui è arrivato anche a 70% di drawdown, d'accordo? E anche qui vedete le equity. Può capitare di stare dei mesi underwater. I conti si fanno alla fine dell'anno, d'accordo? E bisogna capirlo fin dall'inizio. Okay? Quindi dimentichiamoci i sistemi o dei risultati di trading che partono qua in basso a sinistra e arrivano dritti in linea retta in alto a destra, quindi si guadagna e basta, no, non esiste. Se volete guadagnare e basta, aprite, create un broker. Ecco, aprite un broker, fate concorrenza a Tickmill, magari mi invitate a qualche webinar, lì guadagnate di sicuro. Gli unici che guadagnano sempre di sicuro sono i nostri cari broker e basta. Ogni tanto qualcuno prova a rifilarci, fra virgolette, un sistema del genere. È un sistema a griglia che va benissimo, però bisogna stare attenzione e fare attenzione ad alcune cose. Qui è vero che vediamo l'equity line bella regolare, bella crescente, ma c'è un motivo. Questa equity line la si ottiene perché è un sistema proprio progettato per chiudere tutte le operazioni in profitto, comunque più o meno in profitto. D'accordo. E quando l'operazione non si riesce a chiudere in profitto, che cosa succede? Rimane aperta in perdita flottante. Addirittura, quando vedete questo tipo di report, dopo magari ne parliamo le volte successive, approfondiamo un po', diciamo, il discorso di validazione, dei sistemi, molto importante. Perché questa è la prima puntata, non mi voglio annoiare su delle cose, voglio mettere le mani in pasta sui codici e scrivere un sistema, però diciamo che utilizzando dei trucchi di contabilizzazione, dei trucchi contabili, che dopo variano dal tipo di tester, dalla piattaforma, dal broker utilizzato, oppure variano di provider in provider, perché dopo con MyFXBook piuttosto che, non so, BlueFX, si possono utilizzare, diciamo, dei vari trucchi per falsare i risultati. E questo è il sistema di prima. Ok, vedete che osservandolo più attentamente è molto diverso da come viene presentato. Ok, quindi abbiamo la linea retta delle operazioni chiuse, sempre crescente, sempre in guadagno, ma la verità è che il nostro conto di trading è questo, è la linea gialla. Ok, quindi da un anno sempre in perdita. Quindi attenzione a queste cose. Questo non vuol dire che le griglie siano male, anzi, io ho presentato, mi sembra subito quando avevamo fatto l'altro webinar con Tickmill, un po' più avanti. Comunque, da 6 mesi in test il mio trading system Volada è sempre una griglia, sta andando molto bene. Ho fatto già 20% di gain, 9% di drawdown. Diciamo la caratteristica cercata, la cosa che è stata cercata quando creato questo sistema è quello di lasciare le operazioni flottanti in perdita per meno tempo possibile, vedete. Quindi la linea gialla, che è quella dell'equity delle operazioni aperte, incontra quella rossa delle operazioni chiusa, spesso, okay, viaggiano all'unisono. Ecco, questo è tipo una griglia di qualità che può essere presa in considerazione. D'accordo? Se andate sul mio canale Trading 2, su YouTube, canale Trading 2.0, potete vedere questo video molto interessante, okay, dove parlo di questo sistema, svelando anche molti dettagli interessanti. Questi sono altri miei sistemi in test su MyFacebook, ecco. Ovviamente, come vi ho fatto vedere prima, non vi aspettate delle equity chissà cosa, d'accordo? È trading, che
piano piano, un po' alla volta, si va avanti. Ok. Allora, cosa aspettarci dal trading sistemico? Aspettative realistiche sono le fondamenta di un'attività professionale, come abbiamo detto prima. Come in tutti gli aspetti di una materia complessa come il trading online, sia da parte dello sviluppatore, di sistemista, programmatore, se volete imparare a creare i vostri sistemi, ma sia anche dalla parte dell'utilizzatore, quindi del trader o del, diciamo, di chi acquista o vuole utilizzare un trading system automatico creato da terzi, la conoscenza specialistica farà la differenza, ok? Quindi anche se siamo utilizzatori di sistemi di trading, quello che farà la differenza è proprio il, diciamo, il tempo, l'impegno, la concentrazione che impiegheremo a imparare quanti più dettagli, quanti più, diciamo, quante più cose riguardanti appunto i mercati, i sistemi, i metodi di test, e tutto quanto. Ecco, più ne sappiamo, più probabilità abbiamo di chiudere gli anni in positivo, d'accordo? A livello di rendimenti. Ricordiamoci che il mondo della finanza si basa sull'inganno. Qui è così, non ci si può fare niente. D'accordo. Anche là, la finanza, quella ufficiale delle banche, cioè basta pensare ai disastri combinati, adesso a parte i vari Madoff, quelle cose lì, ma anche a livello di mercati completamente re regolamentati, le banche hanno sempre combinato di tutti i colori. Quindi figuriamoci nel campo del trader che vi vende il corsettino, il sistemino, bisogna stare attenti. Ecco, la differenza sarà sempre la nostra conoscenza, ok? Quindi più cose sappiamo, meglio è. Bisogna conoscere, tra le altre cose, le insidie del backtest, d'accordo? E questa è una cosa da conoscere, da sapere ancora prima di utilizzare un trading system o un expert advisor, o se siamo creatori di sistemi, sistemisti, quindi programmatori, nella, diciamo, fase della progettazione, della creazione del trading system, dobbiamo tenere conto di che cosa? Di tutto quello che riguarda il backtest, quindi il test sui dati storici dei nostri sistemi. Dobbiamo capire se può essere affidabile o meno. E anche qui basta, è tutta una questione di conoscere le cose, d'accordo? Vi faccio vedere un esempio. Questo è un sistema, adesso non siamo qui a dire buono o cattivo, testato male, d'accordo? Testato male perché anche se è stato testato tipo ad ogni tick, l'average trade, ok, quindi qui l'expected payoff, dopo queste cose qui magari le riprendiamo in modo dettagliato uno per uno se non nel corso di queste 3 serate, insomma, facciamo in tempo. Dopo ci sono i miei corsi di programmazione dove impariamo a scrivere i trading system tenendo conto appunto diciamo delle caratteristiche del tester della nostra piattaforma. Però questa è una cosa che dobbiamo sapere, diciamo, spread impastato a 1, 1 è un decimo di pip su una piattaforma a 5 digit, d'accordo? E il mercato, vuoi o non vuoi, per un'operazione già ci prende 2 dollari in run time, quindi 4 dollari operazione aperta e chiusa, più lo spread, che può essere mezzo punto, un punto, dipende. Quindi almeno 1 o 2 punti li dobbiamo tenere conto. Questo senza tutto il discorso della sovraottimizzazione, in parole povere, in reale andrà sempre peggio del test. Questa è una cosa sicura. Quanto peggio, dopo lì è la bravura del sistemista, dopo proprio la qualità del nostro lavoro di sviluppatore del sistema di trading. Ma diciamo almeno i costi del mercato più un certo margine, d'accordo, il nostro backtest almeno quelli li deve superare. Questo è il sistema di prima testato con lo spread impostato a 2 pip, perché 20 non 5 10 sono 2 pip, vedete che è perdente. Quello che è sicuro è che
come abbiamo visto prima, in Italia c'è questa cosa bellissima, si convivono, diciamo, le eccellenze come dire, del settore, diciamo, artistico, creativo. Ok, abbiamo personaggi molto interessanti, molto chiacchieroni, molto istrionici. Nello stesso tempo abbiamo anche convivono anche delle eccellenze scientifiche. Nel nostro caso particolare, sistemisti, la scuola sistemica italiana è molto forte. Okay, abbiamo due campioni del mondo del Robbins, un paese piccolo come l'Italia, vuol dire che già comunque nell'ambiente del sistemismo italiano abbiamo delle eccellenze non da poco, e diciamo girano delle informazioni importanti per quanto riguarda il training sistemico. Quindi approfittiamone, ecco. Aspetti. Quindi, allora, questo cosa vuol dire? Che facendo le cose per bene, testando come si deve, con tutte le conoscenze possibili, immaginabili, avremo la garanzia di un risultato, certo, risultato del nostro trading sistemico? Assolutamente no. Anche facendo le cose nei migliori dei modi, il profitto non è assicurato. Ok, perché proprio i mercati finanziari hanno questa peculiarità di mutare, di cambiare, di mischiare le carte in tavola, se no sarebbe troppo facile, d'accordo? Però quello che possiamo fare è quello di concentrare i nostri sforzi, la nostra energia nelle cose in cui possiamo intervenire oggettivamente, d'accordo? Quindi tutto quello che dipende dalle nostre azioni cerchiamo di perfezionarlo, anche se ciò ci porterà via del tempo, ci vorrà tanta fatica, ci vorrà del lavoro, ok? Non si scappa, ecco, più si lavora e meglio si lavora, più si guadagna, come in tutti i campi. Ok, per approfondire il discorso qualità e affidabilità del backtest, c'è già un webinar di 2 ore e mezzo, d'accordo, sempre sul mio canale di Trading 2.0, ci sono delle altre cose molto interessanti. Quello che facciamo preso proprio dalle slide di quel mini corso, perché come ho detto prima di scrivere il sistema, dobbiamo un attimo capire, perché noi scriveremo un trading system riproducendo un'idea di trading e lo andremo a testare su dei dati storici. Ecco, quindi già qui un minimo di conoscenza di come sono fatti questi dati storici sulla nostra piattaforma li dobbiamo avere, perché sennò è inutile, rischiamo di sbagliare in partenza, d'accordo? Allora, il dato storico in MQL è fatto in questo modo: noi abbiamo le barre a un minuto, quello che succede dentro alla barra a un minuto, diciamo che il tester un po' se lo inventa, ok? Quindi i tick sono generati da un algoritmo che tiene conto dell'apertura, chiusura, minimo, massimo della barra a un minuto, e quelli sono dati, diciamo, certi, okay, memorizzati dal mercato. Okay. Quello che succede all'interno della barra a un minuto è un po' una cosa, diciamo, che va a supposizione. Infatti qui a destra vediamo quella che può essere la differenza tra i tick generati dal tester e i tick reali collezionati dal mercato. Quindi in certi casi, certi sistemi, okay, vanno testati o tick by tick o con il tick simulato. Okay? Ci possono essere delle differenze. Non sempre. Questo vale soprattutto per i sistemi scalper, che proprio lavorano a pochi tick di differenza tra entrata e uscita dal mercato, d'accordo? Dopo, va bene, qua i particolari potete, per approfondire, vi ho fatto vedere qual è il video, dopo la potete leggere, però non è neanche sbagliato testare, diciamo, a punti di controllo o a chiusura di barra. Molti sistemi funzionano come?
tenendo conto solamente dei prezzi di minimo, massimo e della chiusura, apertura delle barre e di quello che succede all'interno delle barre, che possono essere orari, daily, ok, 4 ore, il time frame che ci piace di più, tenendo conto solamente dei prezzi certi di chiusura, e quindi scrivendo il sistema che tiene conto solamente di questi prezzi, diciamo, certi. Adesso lo sapete come è fatta una barra, una candela, no? Sono quattro prezzi. I test, vedete, ad ogni tick o ai punti di controllo possono coincidere, possono rimanere uguali. Quindi la qualità, diciamo, del backtest può anche non variare, d'accordo? Quindi potremo anche non avere nessun bisogno di avere una collezione tick by tick. Sono sufficienti i prezzi di apertura e di chiusura delle barre. Ok, basta che siano realistiche, che siano quelle che effettivamente il mercato nel passato, ok, diciamo, battuto. Ecco. Quindi vedete, test identici di un sistema scritto tenendo conto dei prezzi di apertura di chiusura. Dopo lo so che magari è un po' da approfondire questo discorso, però ovviamente in un'oretta di webinar non posso passarvi, diciamo, tutti i particolari, non possiamo assorbire, diciamo, quello che è la mole, diciamo, di conoscenza che si acquisisce magari in un corso di un mio corso di programmazione che dura una settimana, ecco. Però va bene, sappiamo che bisogna tenere conto un po', bisogna, come ho detto prima, è tutta una questione di sapere le cose. Quando si sanno le cose, dopo vedrete che non si fa più paura, nessun backtest, nessuna scelta operativa, neanche dal punto di vista di programmazione, ecco. Allora, un annetto fa, se non sbaglio, Giuseppe, avevamo già fatto un webinar con Tikmil. Abbiamo definito dei punti sui, diciamo, oggettivi, esattamente come vi ho detto poco fa, sulle quali un trader, che sia sistemico piuttosto che discrezionale, come volete, può andare ad agire, quindi cose oggettive, quindi lavorare con informazioni di qualità, quindi conoscenze causa ed effetti, oppure studiare evidenze statistiche, okay, minimizzare i costi, okay, quindi spread, commissioni o variabili, qualità oppure velocità di esecuzione, come diceva prima Giuseppe. Qui tutti sanno che io collaboro solamente con Tikmil, e i miei lavori lavorano con Tikmil perché è proprio stata una scelta oggettiva, d'accordo? Poi c'è il discorso della differenziazione, quindi portafogli di strategie, che però è un discorso che magari approfondiremo la prossima volta. Ok, rischio limitato sotto controllo. Questa è un'introduzione che faccio sempre. Allora, come facciamo a creare il nostro trading system profittevole? Lavoriamo con questa serie di dati oggettivi. In particolare, il sistemista che cosa fa? Il trader quantitativo studia, ricerca le evidenze statistiche. Ok, quindi osserva il mercato, prende i dati storici, quelli che abbiamo visto prima, ok, con i loro pregi e difetti, e ricerca delle evidenze statistiche, delle ripetizioni, delle cose, diciamo, che possono essere studiate. E magari aspettandosi che si ripetano nel futuro, sfruttate in un sistema di trading. Ok, oppure può anche, diciamo, creare qualcosa che tiene conto delle informazioni che siano diverse dai prezzi battuti dal mercato. Ok, quindi uscire dalla serie storica dei prezzi e andare a cercare delle informazioni, quindi lavorare sulla causa e effetto. Si può andare a utilizzare, diciamo, analizzare il rilascio di una certa news, piuttosto che, diciamo,
diverse news riguardanti il mercato azionario, il calendario dei dividendi. Ci sono tantissime altre cose, mondo di cose da analizzare anche al di fuori dei prezzi. D'accordo, però adesso rimaniamo sul semplice, lavoriamo su qualche evidenza statistica, ok? Queste cose qui, diciamo, una gran parte dell'analisi tecnica classica, evidenze statistiche, non ce n'è, ok? C'è tanta creatività, tanto divertimento, ma non è tracciando delle linee su un grafico che si ricercano delle evidenze statistiche. Ho preso delle slide del webinar scorso con Tickmill, però anche per fare quando decidevo quale sistema creare questa sera, diciamo, scelto di fare riferimento a delle cose già dette nello scorso webinar fatto con Giuseppe. Quindi facciamo anche un discorso un po' continuativo, anche per far vedere che comunque non sono cose campate lì per aria, ma sono cose veramente sfruttabili per il nostro trading online, d'accordo? E poi il lavoro del sistemista, il bello del riuscire a scrivere dei sistemi di trading è proprio questo: quando si ha un'idea, la si traduce in codice e la si testa sulle serie storiche. E così sapremo se la nostra idea ha un qualche valore, o che ci può essere utile in qualche modo, o è semplicemente stata un abbaglio, un'illusione, oppure una cosa che esiste, che però non ha, diciamo, quella incidenza abbastanza forte da essere sfruttata per il trading, abbastanza, diciamo, da superare i costi delle operazioni e la parte, diciamo, del mercato più imprevedibile che comunque rimane, ecco. Abbiamo fatto una similitudine tra la variazione costante giornaliera della variazione della temperatura giornaliera, ok, e i mercati. La temperatura sale di giorno e scende di notte. Inutile star qui a discutere sui perché e sui per come. Questo è un esempio di, diciamo, conoscenza sfruttabile per fare delle previsioni, ok? La mattina possiamo sempre scommettere su un innalzamento della temperatura, verso sera possiamo sempre scommettere, fare la nostra puntata, il nostro trade sull'abbassamento della temperatura. Sì, sarebbe bello se potessimo fare una cosa simile con i prezzi. Non possiamo farlo con i prezzi non salgono e scendono con l'alternarsi del giorno e della notte, però possiamo trovare un'evidenza statistica nell'alternanza tra un aumento e una diminuzione della volatilità del range, okay, del mercato. Okay. Il rapporto causa-effetto della variazione della temperatura è ovvio, okay? Alternarsi giorno e notte, rotazione dell'asse terrestre, diminuzione sistemica della volatilità di strumenti finanziari invece è legata alla diminuzione dei volumi di contrattazione, perché di notte, nella notte europea, diciamo, sono aperte meno borse, quindi meno operatori lavorano ai mercati, salvo qualche eccezione, ovviamente, è normale. Possiamo osservare, utilizzando il semplice indicatore ATR, su un grafico per esempio orario, okay, le linee verticali sono le barre di mezzanotte, okay, orario italiano, vedete come il range delle barre, quindi la volatilità del nostro mercato, sistematicamente alterna dei periodi di contrazione con dei periodi di espansione. La contrazione avviene negli orari notturni, le espansioni arrivano di giorno, ecco. D'accordo? Ok, e vedete come questo accade praticamente tutti i santi giorni.
Purtroppo, questo vale appunto per, come dire, più che non tanto per la direzione, ma per, diciamo, la quantità di mercato, diciamo così, quindi la volatilità. Come possiamo sfruttare questa cosa? Sicuramente non è sfruttabile in una maniera pulitissima, purtroppo, che non ci darà, delle indicazioni precise, vendi o compra. Però diciamo che possiamo tentare, perché noi sistemisti che cosa facciamo? Facciamo questa cosa strana dell'andare a verificare le nostre intuizioni, le nostre idee di trading prima di applicarle, okay, sul mercato reale, perdendoci tantissimo tempo, però è un lavoro che alla fine dà tante soddisfazioni, vi assicuro. Ok, quindi noi andiamo a individuare questi periodi di contrazione di volatilità del mercato, okay, che avvengono la sera, okay, di notte, quindi nelle prime ore notturne, e poi andiamo a cercare i movimenti, diciamo, giornalieri. Okay. Qui ho evidenziato magari una situazione che può benissimo capitare, che diciamo le rotture avvengono in prima in una direzione e poi in un'altra. Può capitare? Sì, può capitare. Ci possiamo fare qualcosa? Spesso e volentieri non ci possiamo fare niente. Ok, possiamo inventarci dei filtri, dei controlli aggiuntivi, però io direi che una regola molto importante è quella di tenere i sistemi più semplici possibile. Ok, il famoso rasoio di Occam. Oltre, diciamo, all'osservazione di questo andamento, bisogna anche scegliere il sottostante sul quale lavorare, il cross specifico. Ok, quindi difficilmente avremmo successo programmando un sistema, mettendo in codice un'idea e testandola un po' su tutto per vedere, ah, ma funziona su euro-dollaro, su dollaro-yen non funziona, piuttosto che sul DAX, sul VIX, sul MIX. No, non funziona così il trading, ok? Può funzionare così il trading discrezionale, quello di Fibonacci, delle varie lineette dell'analisi grafica, ma il trading sistemico non funziona così. Lo studio del sottostante, del cross di riferimento per il nostro sistema, fa parte del sistema stesso, d'accordo? Quindi, più che creare un sistema su un'idea e poi vedere se funziona, su cosa funziona, su cosa no, diciamo, studiamo quel qualcosa, quelle caratteristiche del sottostante e cerchiamo addirittura a capire a priori se può funzionare o meno. Ecco, questo, diciamo, sarebbe la scaletta di lavoro migliore, però ovviamente qui bisogna, diciamo, avere fa familiarità con un approccio quantitativo ai mercati, all'analisi delle serie storiche. Non è niente di complicatissimo, non vi preoccupate. Infatti, oggi lavoriamo su un sistema, come vedete, che è alla base di un concetto molto, molto semplice, ecco. La rottura del canale notturno non è neanche una cosa che ho inventato io, è una cosa vecchia come il cucco, d'accordo? Però dobbiamo anche dedicare del tempo per scegliere il nostro cross sul quale lavorare. Ci vogliono dei cross con una spiccata caratteristica di direzionalità giornaliera. Okay? E questo la si può studiare a priori. Adesso qui, senza entrare nei particolari, giusto per vedere una cosa carina graficamente, okay? Questo è l'11 indice Fozzi, ho scritto un paio di articoli lì sul mio sito web, se volete quelli leggete. Praticamente ogni linea è una measure, una valuta, quindi non un cross, proprio una valuta, rapportata a tutte le altre valute, d'accordo? Ho estrapolato, diciamo, le caratteristiche, l'aspetto di ogni singola valuta rispetto a tutto il resto del Forex. Ecco, qui andiamo a vedere le valute che si comportano in quale modo. Qui vediamo delle valute che sono molto correlate tra di loro, che mentre una sale, sale anche l'altra, e mentre una scende, scendono anche le altre. Mettendole in cross tra di loro, queste qui, difficile che ci diano delle giornate direzionali. Ok, le giornate direzionali le avremo
nei cross, nei cambi valutari tra le valute che si muovono in maniera sistematicamente in maniera opposta, d'accordo? Euro-dollaro, euro-yen o simili. Queste vanno bene per un trading di tipo breakout, di tipo direzionale. Ci sono dei altri cross che sono sì direzionali, volatili, però alternano magari questa, diciamo, discorrelazione, ogni tanto cambia, possono diventare più correlati, meno correlati, in maniera abbastanza random. Okay? Questi sono i cross da evitare, come per esempio sterlina, yen, hanno delle vite talmente differenti tra di loro che poi ogni tanto possono coincidere. Sono cross strani, molto difficili da tradare. Ok, passiamo Scusa Sì. Sergei, era sterlina yen o CH, quindi franco svizzero? Franco Ah, svizzero yen. franco svizzero yen. Okay. Perché il franco svizzero dopo è correlato all'euro, però ha le sue caratteristiche. Dopo, vabbè, le ragioni Chiaro, chiaro. si possono trovare, però diciamo è più, cioè, si può fare uno studio, diciamo, un po' più approfondito, fare un foglio Excel, mettere a confronto i dati e per vedere se di trovarci. Comunque sono tutte cose che approfondiamo quando faccio i miei corsi di trading, ecco, su sta roba qui. No, niente di difficilissimo, eh. È giusto una serie, diciamo, di conoscenze specifiche che però ci aiutano a sapere un po' di queste cose, un po' diverse, diciamo, dal solito, ecco. Trend line e quelle cose lì. Ok, quindi andiamo a trovare, creiamo il nostro trading system, andiamo proprio a scriverlo. Quindi la nostra idea è questa, adesso la codifichiamo e la testiamo. Di notte abbiamo visto c'è questa contrazione di range del mercato. Ok, entriamo sul breakout di questo range, troviamo il minimo e il massimo di questo range. Ok, e entriamo, quindi se il mercato a un certo ora supera il massimo notturno, noi compriamo, se supera al ribasso il minimo notturno, noi vendiamo. Ok, uscita EOD, è una sigla che se vi appassionate di trading sistemico la incontrerete ancora, si chiama End of Day, alla fine del giorno, alla fine della giornata, scegliamo noi un orario, poi magari testiamo degli orari diversi, però scegliamo un'ora che per noi è la fine della giornata, che può essere anche mezzanotte. Dopo non sarà mezzanotte, vi spiego perché, però alla fine della giornata chiudiamo tutto. Ok, cosa succede nel caso di false rotture? Quindi se il breakout avviene al rialzo e poi al ribasso, allora non esistono le false rotture, sono di quei termini che utilizziamo per capirci. Però sono gli abomini diciamo, della scienza descrittiva, dell'analisi tecnica classica. Una rottura è una rottura, se rompe da una parte e poi rompe dall'altra, che cosa facciamo? Niente, è rotto da entrambe le parti, basta, il mercato lo fa, punto. Niente, subiamo, diciamo, accettiamo l'imprevedibilità del mercato, a volte succede, sarebbe bello che se non fosse così, piuttosto che inventarci delle tecniche strane. Ok, non siamo qui per prenderci in giro, siamo qui per lavorare. Ok, un'operazione al giorno per direzione, quindi se rompe da una parte, teniamo conto di che possiamo rientrare dall'altra, ma non di più. Ok, quindi un'operazione per il buy e un'operazione per il sell al giorno, non di più. Stop loss la vogliamo mettere, adesso questa è un'idea di base. Mettiamo uno stop loss dove lo mettiamo, diciamo, nella parte opposta del canale notturno. Ok? Quindi se compriamo lo mettiamo sul minimo, se vendiamo lo mettiamo sul massimo. Basta, queste sono le regole del sistema. Adesso apriamo la nostra piattaforma e lo andiamo a scrivere. Cioè, lo scrivo io, voi guardate, poi se volete venirmi dietro, ben volentieri. Comunque, avrete il video, vi mando il codice se volete Faccio un dopo. sondaggio in chat, Sergei. Quanti programmatori abbiamo in chat?
Vediamo. Ci sono un po' di programmatori, Sergei. Ok. Allora vado via. Programmatori, siamo a Sei tra posto. colleghi, Sergei. Va bene, anzi Ah, meglio. pensavo di vero. Ah, sono tutti programmatori, incredibile. Saranno una cinquantina di programmatori. Allora è ora di cambiare mestiere, perché quando tutti si mettono a fare i sistemisti vuol dire che c'è rimasta poca trippa per gatti, no? Che nei mercati bisogna stare sempre un passo avanti. Oppure stai facendo una buona educazione finanziaria e quindi l'approccio comunque sistematico e anche oggettivo al mercato, un approccio che piace particolarmente anche a me, quindi ben venga che ci siano tutti questi programmatori, perché significa che il trading viene fatto in maniera molto più Sì, oggettiva. andiamo avanti, scopriamo delle cose nuove, vero Giuseppe? Dai, ma basta le solite cose. Gano, lasciamolo negli anni in cui andava bene, non vanno più bene quelle cose, dai. Anche se osservate i nomi dei vincitori del campionato di trading più importante, il Robbins, 9 su 10 sono sistemisti, dai, diciamocelo. Sì, non possiamo sicuramente rimanere indietro, comunque la tecnologia avanza, ci sono molti nuovi strumenti e quindi dobbiamo comunque adeguarci e non avere i paraocchi, quello sicuramente sì, e Esatto. comunque. Okay. Allora, finché abbiamo una buona concentrazione, adesso vedrete, adesso proprio tolgo le slide, apriamo la piattaforma, scriviamo il sistema, lo testiamo, però prima, intanto che siamo concentrati e chi interessa approfondire, io sono già diversi anni, dal 2013 che organizzo questi corsi di programmazione. Okay, ho proprio affinato, diciamo, un metodo di studio che va bene sia per chi è programmatore, sia per chi non ha mai programmato in vita sua, che magari vabbè, farà uno sforzo in più, ci metterà un mesetto in più dopo a prendersi la mano, mettere le cose in pratica, però è una cosa che si riesce a fare. Ok. Corso di training, 5 serate circa da 3 ore, quindi una quindicina, 15-16 ore di corso, dal 7 all'11 maggio, okay? In prevendita fino al 3 aprile a 290 euro. Dopo ci sono due corsi simili, sempre in serata e webinar online, avanzate da 150 a corso. Se volete, potete già fin da subito, se non siete già iscritti, corso di programmazione di Trading System NMQL Trading 2.0. Questo è il gruppo dove sono iscritti praticamente tutti coloro che hanno frequentato i miei corsi di programmazione. Dopo lì ci si scambiano delle idee, ci si aiuta con i codici, guardiamo un po' le cose. Potete sempre iscrivere, è un gruppo libero. Okay? Questi sono alcuni sistemi creati dai miei corsisti. Adesso uno addirittura ha scritto un libro, un libricino, cioè, è il mio vanto più grande, ecco, non tanto i miei successi, quanto, cioè, diciamo, i risultati dei miei corsi, ecco, mi piace vederlo sui sistemi dei miei corsisti, ecco, che ci danno dentro di brutto, ecco. Faccio l'offerta lampo, okay, prima di andare in ferie, dopo dal 10 in poi per un mese, fino a fine mese non ci sono per nessuno. Se volete approfittarne, mi contattate entro il 9, quindi entro lunedì prossimo, per i partecipanti a questo webinar, quindi si spera i clienti Tikmil, vi faccio praticamente al prezzo del corso di una settimana. Tutti e tre i corsi a 300 euro, quindi un'offerta, un fottio di roba, ecco. Approfittatene, ecco, perché sto pensando di alzare un bel po' questo, perché solo il corso base praticamente 16 ore è come se fossero 3 giorni di corso in aula, ecco, quindi tanta roba. Quindi Sergei, parti dall'inizio, dall'ABC fino poi a Sì, la prima creare degli. introduzione. Sì, dall'ABC vedrete quante cose, anche su delle cose elementari come la lettura di un grafico, andremo a scoprire delle cose molto interessanti che magari anche, diciamo, in un discorso,
quello che può essere, creiamo un sistema di breakout massimo minimo di una barra, anche un sistema come semplice come questo, vedrete quanti accorgimenti, quante conoscenze, quanti approfondimenti in più dobbiamo fare proprio riferiti all'organizzazione della nostra strategia e alla conoscenza dei particolari dei mercati finanziari, quante cose andremo a scoprire, che magari prima di aver messo le mani su un approccio sistemico magari non ci era mai passato per la mente di dover andare ad approfondire certe cose. Quindi partiamo dalle basi della No, mi programmazione. sembra comunque un prezzo onesto. Tu calcola che io ho avuto sempre comunque il pallino di programmare, quindi magari potrei essere anche uno dei tuoi corsisti. Vediamo adesso Perché? con la Perché no? tempi. Tu spendi il doppio, ovviamente. Immaginavo. Va bene, ok. Niente, l'offerta è questa, mi contattate, dopo c'è l'email infotraining2.0, cioè, comunque vi manderò un'email con la registrazione, con il riepilogo dell'offerta, ok? Perfetto. Niente, andiamo a scrivere il nostro sistema, ricordiamoci le nostre regole di ingaggio. Apriamo una demo Tickmill così. Intanto rispondo alle domande sulla registrazione. Sì, sarà disponibile ovviamente gratuitamente questa registrazione, quindi verrà mandata poi via email a tutti gli iscritti entro comunque un po' di giorni. Comunque verrà poi inviata via email, ve la invierò personalmente. Ok, puoi Ok. andare avanti. Perfetto, allora apriamo la nostra piattaforma. Allora abbiamo detto lavoriamo i cross più adatti, abbiamo visto anche dalle slide, adesso tralasciamo tutto il lavoro di ricerca che andrebbe fatto prima, però vi ho detto per quello ci sono i miei corsi più approfonditi. Lavoriamo su euro-dollar, sulle euro-yen. Prendiamo euro-yen, che è quello che ha dato risultati migliori. Allora, faccio una premessa. È un sistema molto semplice, avrà certi valori. Adesso qui ripercorriamo, diciamo, una sintesi del lavoro di ricerca che è stato fatto. Un minimo di ottimizzazione è stato fatto a priori. Ok, non è che ho preso il sistema, l'ho scritto, l'ho testato, cioè non è come dire, preferisco dirvi fin da subito le cose come stanno. Non è così semplice come magari potrebbe sembrare alla fine del webinar, ok? Però lì, dopo i particolari, dopo tutti diciamo, i processi di sviluppo, di studio, li approfondiremo, ecco, ci vuole del tempo. Ok, quindi niente. Allora, intanto cosa si può fare? Strumenti, qui adesso la piattaforma in inglese, qui è la menu strumenti, 100 store. Allora, prima di andare al centro storia, se non avete la piattaforma preparata per i test, andiamo, apriamo strumenti grafici. Il primo massimo bar nella storia, qua ci mettiamo un numero alto tipo 9999. Ok, il secondo lo lasciamo. Ok, poi sempre strumenti centro storia, prendiamo il nostro corso di interesse, euro yen. Ok, un minuto dopo doppio clic, download. Ok, e lo scarichiamo. Adesso qui l'ho scaricato prima, siamo a posto. Apriamo l'editor. Ok, nuovo. Adesso, Giuseppe, se vuoi fare un sondaggio su come chiamare questo sistema, perché lo possiamo chiamare breakout notturno, così, oppure sistema Tickmill 1, oppure possiamo affidarci alla fantasia dei nostri. Vediamo in chat se arriva. Vediamo se arriva qualche suggerimento. Lavoriamo sul breakout del canale notturno, quindi se avete qualche idea. Nightfly, Break, Pinco Palco, Sergei. Nightflight è carino. Sergei Mill, oddio, Sergei che roba. Spaccaculi, Salto Salto nella nella notte. notte. Sì, salto nella notte. Mi piace quando non si tende per forza all'inglesismo. Esatto, io non mi piacciono particolarmente, però anche poi vabbè, c'è il Break Knight,
Sergei underscore Mill, quindi la joint venture tra Tik Mill e Sergei. Mandarino breakout, non ho... no. Mandarino, vabbè, ha un suo senso mandarino perché quella notturna è una sessione asiatica. Beh, però io direi Carino. che, aspetta, com'era quello in Salto nella italiano? notte. Salto nella notte, bellissimo, dai. Ok. O salto nel buio a questo punto. Salto nella notte oppure night fly. Nightfly. Vabbè, chiamiamolo expert salto nella notte, dai. Visto che Salto ti piace. nella notte, dai, è venuto così. Vabbè, io ho sentito dire, non l'ho mai conosciuto questo sistemista, ma ho sentito dire che c'è chi chiama i propri trading system come i nomi delle porno star, quindi figurati Non se c'è una cosa da... lo conosco. Non... Comunque, l'idea del nome di Andrea è quindi onore a Andrea che ha scelto il nome. Benissimo. Allora, salto nella notte. Ok, perfetto. Qui abbiamo il nostro template, lasciamo tutto così. Allora, adesso facciamo subito. Allora, che ore sono? Così decido se vediamo se andare veloce o velocissimo. Abbiamo rimasto una Siamo già minuta. un'oretta di webinar, Ok, quindi vabbè, ah, già. prenditi comunque il tempo che ritieni necessario, anche una Va bene, mezz'ora. grazie. Allora, io adesso faccio una cosa, aumento il font, questo lo già so già per esperienza, che, ok, così si dovrebbe vedere un po', perché dopo dipende dalla dimensione dello schermo. Adesso io ho un 21, dovreste andare tutti bene con questo font qui. Quando uso il 27 mi tocca fare un font larghissimo, perché che è lo schermo piccolino, dopo non gli sta dietro. Allora, avremo bisogno intanto di un magic number extra int magic number è un numero che accompagnerà le nostre operazioni ed è, diciamo, l'identificativo delle operazioni aperte solo dal nostro trading system. È invisibile, diciamo, nel lato operativo, però i trading system tra di loro sanno che quell'operazione sarà aperta dal nostro salto nella notte e non ci devono mettere becco. Ok. Poi extra double lots, che sono i lotti 0. 1 10.000 nominale. Ok. Allora, noi lavoriamo, anzi, prima dovremmo fare una cosa, che io sono partito in quinta, però ho saltato un passaggio importantissimo. Scriviamoci un appunto, ok? Dopo non fateci caso se non siete programmatori, adesso probabilmente vi sfugge un po' quello che sto facendo. Sono cose che si imparano, non è niente di complicato, ok, però adesso è giusto per far vedere che non è una cosa complicatissima e si fa anche abbastanza presto. Allora, quindi entriamo a breakout, quindi identifichiamo un range notturno mi e massimo, dobbiamo avere questa informazione qui. Quindi ci vorrà anche un certo orario. Orario facciamo dalle 00 alle, non so, facciamo 5. Comunque qui possiamo mettere una variabile esterna. Per adesso uso come variabile un appunto per i programmatori, la faccio semplice, double o int o booleana. Ok, qui ci costava anche una char per risparmiare qualche punto di RAM, però adesso non facciamo scoppiare la testa ai nostri amici trader che programmatori non sono. Ok, quindi orario lo chiamiamo, ecco una cosa che ci tengo a insegnarvi. Se mi permettete, fin da subito, è chiamare la variabile con un nome
comprensibile, autoreferente si dice, ok? Quindi adesso io uso, quando programmo, cerco di utilizzare parole inglesi anche per il fatto che comunque anche magari i miei amici in Russia, quando leggono i miei codici, riescono a seguirli meglio, ok? Quindi last. Last channel, la chiamiamo channel. Last hour, ok. Abbiamo detto alle 5. 5 sarà l'ultima ora del nostro canale notturno, ok. Lo specifichiamo perché dopo, per non confonderci. Poi, vabbè, il resto dopo lo decidiamo strada facendo. Allora, avremo bisogno di alcune variabili di tipo double. Allora, avremo bisogno quindi minimo massimo notturno. Risolviamo questi sono valori da salvare in delle variabili, quindi facciamo un H, un L, oppure un I, low, lo chiamiamo come ci pare. Comunque H è I, quindi il massimo. Se no facciamo. Dai, facciamo max min, così anche più comprensibile. Ok, poi ci vorrà una variabile che chiameremo p, che adesso la vediamo. Ok, qui abbiamo onInit, questa è una parte, una funzione che viene eseguita quando l'Expert Advisor viene attaccato al grafico. Adesso vado velocissimo, dopo queste cose le approfondiamo durante i corsi se li volete fare, ok? Qui scriviamo una piccola routine. Allora, if routine, un paio di istruzioni. If point va a 0. Adesso non sto neanche a spiegarla, è per adattare il punto tra un broker a 4 e 5 digit e tra i digit dei cambi valutari che hanno come seconda valuta il dollaro o comunque le altre valute, oppure che abbiano come seconda valuta lo yen, perché dopo cambia il numero dei digit del point. E anche qui vedete quante cose sono da conoscere in maniera particolarmente dettagliata anche per scrivere una bagionata di sistema come questa. Ecco, l'approccio sistemico vi porta ad approfondire ogni singolo aspetto dei mercati finanziari e veramente tira fuori, diciamo, alla luce, vi costringe ad andare a approfondire delle cose che magari prima si davano per scontato, dopo che fai i corsi può confermare, ok? Scriviamo questa porcata qui. Dopo magari vi spiego che cosa ho fatto. Sì, se giusto un minuto spieghi. Allora, ho salvato nella variabile p diversi valori. Ok. Praticamente il p che cosa sarà? Sarà il nostro pip. Quanto vale il pip? È tick me quota a 5 digit. Però il pip nella concezione comune sappiamo che è il quarto decimale dei vari cambi valutari, oppure il secondo decimale nei cambi contro lo yen. Lo yen sarà sempre al denominatore, ovvero come seconda valuta incerta. Ok? Per non stare lì a cambiare delle cose quando andiamo a testare il nostro trading system su euro-dollaro piuttosto che su euro-yen, ok, ho scritto questa serie di istruzioni che fanno sì che il sistema si adatti automaticamente al grafico o quindi al cross sul quale sta lavorando. Va bene? Come Ok. spiegazione. Ok. Allora, la deinit sarebbe la funzione che viene eseguita quando l'expert advisor si stacca dal grafico, quindi ha finito di lavorare, la mettiamo qua in fondo. Ok, onTick è la funzione che viene eseguita ad ogni tick, molto semplicemente. Ok.
Quindi niente, qui scriviamo proprio il nostro sistema di breakout. Ok. Quindi dovremmo andare a trovare, a identificare il range notturno, minimo, massimo e minimo, massimo e minimo. Allora, adesso in un sistema temporale come questo, che tiene conto delle giornate, dei tempi, facciamo subito una cosa. If day of week, quindi se il giorno della settimana è maggiore di 5, o programmare come scrivere un testo, come scrivere una poesia, come direbbe. Questi valori in viola tu già li hai dalla MetaTrader, giusto? Dal codice di Esatto, programmazione. sono Non devi. funzioni predefinite. Ok. MetaTrader è un linguaggio bellissimo perché con la sintassi del C ci mette a disposizione delle variabili e delle costanti, delle funzioni predefinite specifiche per il trader. Ok, quindi è un linguaggio strutturato che però diciamo ci offre tutto quello che ci serve per fare le nostre operazioni di trading. Allora, che cosa ho fatto qui? Ho detto se il giorno della settimana è maggiore di 5, quindi è maggiore di venerdì, quindi se è sabato, oppure minore di 1, quindi se è domenica, ritardo. Non vi stupite di questo maggiore di 5, quindi maggiore di venerdì che sabato, perché noi sappiamo che abbiamo il mercato per noi chiude venerdì Forex, chiude venerdì sera e apre domenica alle 11, no? Però su un fuso orario diverso non è così, c'è anche un pezzo di sabato, ok? Oppure un pezzo più grosso di domenica, quindi non diamo per scontato queste cose, il nostro sistema deve poterlo utilizzare anche qualcuno che ha il broker regolato a un orario, non so, per esempio di Chicago piuttosto che di Tokyo o di Singapore, ok? Quindi limitiamo l'operatività da lunedì a venerdì. In questo caso, così vabbè, ci togliamo anche dal mezzo un po' di conflitti logici. Ok, quindi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a calcolare il minimo e il massimo del nostro range. Ok, quindi scriviamo, abbiamo detto max, nostra variabile abbiamo chiamato max, cosa sarà? Sarà il massimo di che cosa? Da mezzanotte alle 5. Quindi supponiamo che noi andiamo alle 5 di mattina, alle 6 di mattina andiamo a richiamare questi dati. Il modo più semplice, se partiamo sempre a mezzanotte, è questo qui. Adesso spiego, scrivo questo pezzo di codice e dopo lo rispiego velocemente. Period day 1, 0, ok, minimo qua, low, symbol, period day 1, 0. Ok, perfetto. Ok, così abbiamo il massimo, salviamo dentro questa variabile il massimo e il minimo della giornata di oggi. Ovviamente non ci servono i massimi e i minimi di tutta la giornata di oggi, ma ci serve solamente i massimi e i minimi della giornata di oggi, a partire da mezzanotte, rilevate a un orario che è questo qui più 1, quindi questa qui è l'ultima ora del nostro canale notturno. Alle 6 del mattino andiamo a vedere qual è il massimo e il minimo di giornata avuti, sviluppati fino a quel momento. Ok, quindi qui facciamo if hour. La stessa cosa può essere scritta in tanti modi diversi. Ok. E qui per
richiamare questo pezzo di codice una volta sola, uso questo trucchetto, ok, time, tag, un'altra variabile data time che dopo andiamo a dichiarare, i time. Symbol period, facciamo H1. Questa magari è un po' più lunga da spiegare. Questo è proprio già un trucchetto di programmazione, ok? Però chi farà il corso lo imparerà subito, non è niente di che. Ok, vedete, compiliamo, il compilatore ci ricorda che questa variabile non l'abbiamo ancora dichiarata, sarà una data e time oppure una int, volendo. Time tag, benissimo. Ok, quindi cosa abbiamo? Qui, se abbiamo fatto le cose come si deve, abbiamo il valore del massimo ogni giorno a un certo ora. Queste variabili max min conterranno nella loro memoria i valori di massimo minimo di giornata. Quindi alle 6 del mattino, 6:00, sapremo che il massimo minimo di giornata, ergo il massimo minimo del nostro canaletto notturno, saranno quelle salvate dentro queste variabili. Ok. Quindi adesso con queste informazioni andiamo proprio ad aprire le nostre operazioni. Ok, quindi by sell. Ok, quando apriamo? Apriamo quando il prezzo del grafico. Il prezzo grafico è il prezzo bid, sempre, ok? Maggiore di max. Ok, adesso ci manca un pezzo, dopo lo andiamo ad aggiungere. Allora, orario, ci mettiamo un po' di più di una mezz'oretta. Secondo me non, sì, non ce la facciamo. Ma se vuoi, Sergei, possiamo anche poi spostarlo sull'altro webinar, eh? Non so, adesso in chat stanno Stanno già desistendo. dormendo? Sono già No, scappati ci tutti. sono, no, non sono, ci sono un po' però di domande, quindi io vorrei fare una cosa fatta bene, nel senso non andare di fretta. Allora, il discorso delle domande è che qui ognuno avrà il suo livello, diciamo, di preparazione. Può esserci una domanda molto specialistica. È una domanda per chiarire un passaggio elementare. E dopo si fa anche fatica, ok? Io direi di lasciarmi fare 5 minuti, scrivo questo codice, giusto per far vedere la quantità di lavoro, ok? Ok, allora tu scrivi il codice, noi siamo in Scriviamo religioso silenzio. il codice, ok? Dopo facciamo una cosa dopo. Intanto, dopo un po' che avete imparato a scrivere un po' le cose basilari, molti pezzi di codice non saranno mai da riscrivere da capo. Avremo tutte le nostre, diciamo, librerie di funzioni da riutilizzare. Quindi un paio di pezzi di codice ci facciamo Ma mi furbi. chiedono in chat, poi questo codice tu lo dai tranquillamente in modo. Me Ok, quindi sia l'expert che il codice poi vengono mandati a tutti gli iscritti in modo tale che chi è già programmatore lo mando, me lo mando. È magari giusto ci può perché abbiamo. lavorarlo. No, è giusto per capire, abbiamo cominciato quando? 10 minuti fa. Voglio farvi vedere che con altri 10 minuti scriviamo il codice. Tutto qui. Cioè, Ok, per adesso noi non siamo in posso. religioso silenzio, vai tranquillo. Ok, dopo magari faccio un paio di copia e incolla di alcune funzioni. Non sto a riscriverle a capo, a Ok, spiegarle. poi lo spieghi soltanto in linea generale, in modo tale che poi chi vuole approfondire. Scrivere, diciamo, dal vivo, soprattutto questo passaggio qua di compra e vendi.
per far capire, diciamo, che quando si scrive il codice è più o meno un, come dire, quando si dice parla come mangi, no? Non è molto di più, ecco, di questo. Allora, quindi by if, quindi se bid maggiore di max, max è il massimo del nostro notturno, cosa facciamo? Richiamiamo la funzione order send, ok, che serve per aprire l'ordine a mercato. Dopo qui una funzione che ci chiede una serie di argomenti. Poi è ovvio che oggi non posso spiegarvi tutto in un'oretta, ecco, ci vuole il corso, ecco, dai. Op, by lots, prezzo ask, slippage facciamo 0, stop 0, take 0, commento, dopo ci mettiamo il nome delle A. Magic number, ok, creation 0, color blu, punto e virgola, adesso per farla veloce e semplice. Poi possiamo fare copia e incolla, ok, questa la trasformiamo in una cell, questa qui sarà una bid. Allora, perfetto, qui ci aggiungiamo un'altra variabile che sarà lo stop loss. Abbiamo detto mettiamo lo stop loss dalla parte opposta del canale. Quindi entriamo se il bid, se il prezzo attuale battuto supera il massimo, facciamo double stop uguale, anzi facciamo addirittura senza questa variabile, glielo scriviamo direttamente qua. Lo stop loss sarà il min e lo stop loss del cell sarà il max, di parte opposta del canale. Ok, qui la facciamo rossa. Ok. Se adesso proviamo a testare il sistema così com'è, ve lo dico subito che cosa succede. Succede che si aprirà una miriade di operazioni ad ogni segnale. Perché? Perché quello che dico sempre nei miei corsi, il computer è una macchina stupidissima, non capisce niente. Ok? Gli dobbiamo dire tutto noi. Ed è proprio questo il motivo che dopo ci porta ad approfondire, diciamo, ogni piccolo particolare della nostra strategia, perché dobbiamo spiegare che cosa fare a un'entità completamente ignorante in materia. Ok? Stringe, stringe la macchina, il computer sa solo due cose, 0 e 1, acceso e spento. Ok? È un sistema basato su una miriade di interruttori che conoscono solamente questi due valori. Il codice binario 0 1, d'accordo? Con la combinazione di tutti questi valori, dopo si riescono a co creare delle cose meravigliose. Però, se non li diciamo prima, lui rimane lì a 0 1 e non sa nient'altro. Quindi, se non glielo abbiamo detto noi che deve aprire un'operazione per volta, lui non lo sa, d'accordo? Quindi, noi compriamo se il bid è maggiore del massimo del nostro canale, se non ci sono delle operazioni aperte. Come faccio a trovare le operazioni aperte dal nostro trading system? Vado a vedere tutte le operazioni aperte sulla nostra piattaforma e vedo quali sono state aperte dal nostro sistema e le trovo tramite il magic number, che è questo magico numero magico che abbiamo dichiarato qua in alto. Per fare questo, allora, qui questo è un sistema che ovviamente avevo già testato preparato. Vale, ok. Vado a riutilizzare la funzione ordine aperti. Ok. È un sistema che mi dice se sono presenti dei numeri, delle operazioni aperte dal mio trading system. Ad
Ok, e la identifica tramite il magic number. E le divide anche per tipo di operazione, per buy e per sell. Quindi quella condizione per aprire il buy, if bid il prezzo maggiore di max, diventa if prezzo maggiore di max e non ci sono, punto esclamativo è una negazione, in un linguaggio di programmazione, ordini aperti di che tipo? Di tipo buy. Ecco, diciamo, e non ci sono, quindi negazioni, ordini aperti di tipo sell. Ok, benissimo. Se succede, vabbè, ci chiude l'operazione a fine giornata, quindi problemi non ce ne sono. Quindi possiamo anche specificare di andare a vedere se sono stati aperti degli altri, rimanere dietro alla logica. Ok, queste cose mi vengono subito in mente perché comunque con una certa esperienza, ecco, queste cose. Uno, diciamo, ci è già passato tante volte, adesso già istintivamente i passaggi che magari mancano. All'inizio vedrete quanto bello lo studio diciamo, del sistemismo, che ti fa veramente ragionare su ogni piccolo particolare della strategia. Quindi qui vado, cioè, faccio già un passo avanti, ok? So che può capitare che posso, alla rottura del canale notturno, ok, dopo aver aperto un buy, io posso chiuderlo, l'operazione può essere chiusa in stop loss, d'accordo, e il mercato può andare a superare ancora una volta quell'ordine, quel massimo, e si aprirebbe un'altra volta un buy. Però noi abbiamo detto, se vi ricordate la slide, un'operazione al giorno per direzione, quindi un secondo buy non lo dobbiamo aprire. Cosa facciamo? Usiamo il trucchetto del time tag, dichiariamo altre due variabili di tipo date time, buy tag e sell tag. Si può fare in un altro modo, però adesso a livello di backtest va benissimo così. Quando apriamo l'operazione buy, aggiorniamo il nostro buy tag. Ah. Time. Time current. Altri 5 minuti e ho finito, non è che ci vuole tanta altra roba. Sell tag, lo aggiorniamo a time current. Quindi se va a buon fine la nostra operazione order send, aggiorniamo la variabile by tag, quindi tagghiamo il tempo, l'orario attuale, che è l'orario alla quale è stata aperta l'operazione. E quindi nelle condizioni ci assicuriamo che il by tag precedente sia uguale a zero oppure si è inferiore a che cosa? All'apertura, all'orario di oggi. Ok. By tag, i time, symbol, period d1, 0. Ok. Possiamo anche fare questa cosa qui, sell tag, ok, così ci siamo assicurati con questi pezzi di codice che apriamo un ordine per volta, per direzione al giorno. Che cosa ci manca? Ci mancano due cose, le uscite, ok, quindi uscite. Qua ci vuole una funzione adesso per risparmiare tempo. Facciamo un bel copia e incolla.
La funzione dell'uscita dopo, quando farete il corso, vedrete che la scriviamo, lo studiamo una volta, però esattamente come abbiamo le condizioni per richiamare la order send, quindi la funzione che apre l'operazione, qui abbiamo una serie di istruzioni da richiamare, da controllare, per richiamare la funzione che chiude le operazioni. Che prima però le dobbiamo travare e isolare per magic number, quindi assicurarci che andiamo a chiudere le operazioni aperte dal nostro trading system. Quindi vedete tutto bello preciso. Queste condizioni, una volta trovata la nostra operazione tramite magic number, quindi aperta sul nostro trading system, ci assicuriamo, vediamo se l'orario è coincidente all'ora 23:50, quindi fine giornata meno 10 minuti, chiudiamo tutto, ok? Non andiamo a chiudere proprio alla fine della giornata perché dopo magari c'è il rollover, un sacco di problemi di esecuzione. Ok, perfetto. Allora, qua nei commenti ci mettiamo il nome del nostro expert advisor. Perfetto, che cosa ci manca? Allora, richiamiamo l'uscita, quindi possiamo fare così, if orders total, quindi se abbiamo operazioni aperte, questo è un altro trucchetto che velocizza i backtest, richiamiamo la nostra funzione che avevamo chiamato chiudi end of day. Ok, così siamo pronti per uscire. Vedete, un centinaio di righe di codice, niente di che. Ok, qui ci siamo. Cosa ci manca? Allora, se il canale viene rotto troppo tardi, non so, vogliamo entrare o vogliamo evitare di entrare se il prezzo cioè, non entriamo alle 8 di sera. Ok, non so, facciamo le 6 di pomeriggio come orario massimo, 7. Ok, quindi facciamo così. Se l'ora è, facciamo maggiore 18, ok. Return semplicemente mi fa uscire da questa funzione, ok. No, se questa condizione è vera, viene richiamato il return e le istruzioni successive non vengono più eseguite. E dopo si controlla il tick successivo in cosa sta succedendo al mercato, ok. E diciamo che aggiungiamo, diciamo, un piccolo controllo di robustezza al codice. Quindi facciamo ci assicuriamo che se l'orario è minore o uguale a cosa all'ora finale, diciamo, del nostro canale, usciamo dalla funzione senza neanche andare a verificare le condizioni, usciamo e basta. Non richiamiamo le istruzioni di aprire e chiudere le operazioni. Diciamo basta, più o meno il codice è questo, adesso verranno fuori magari un paio di magagne da controllare, però diciamo ci siamo, ecco. Ci abbiamo messo 15 minuti, ok? Sì, 15 minuti sapendo un po' fare, ecco. Però vedete che non è niente di tanto, tanto disastroso. Allora, euro-yen, salto nella notte, visual mode, punti di controllo, questo è il tester, ok, dal 2007 al 2018, prendiamo 15 minuti, spread 20, vedete i nostri inputs, lotti, orario, e tutto il resto. Lasciamo tutto così com'è di default, facciamo partire il nostro
visual backtest. Vediamo che cosa riusciamo a combinare. Ok, ce la fa. Vediamo se non ci restituisce qualche errore. Ok, è partito. Vedete che sta eseguendo le nostre operazioni. Vedete. Allora, adesso gli lasciamo fare il test. Dopo vediamo, ci assicuriamo se fa tutto quello che dovrebbe fare oppure no. E vediamo un po' se ci assomiglia oppure no. Allora, non va benissimo. Allora, intanto ci assicuriamo se fa quello, se esegue le nostre istruzioni, il nostro sistema. Ok, allora, period separator, ok, così abbiamo la nostra riga a fine giornata. Ok. Allora. Qui chiudo bene. Qui ogni tanto non chiude quando dovrebbe, quindi quando. Questo si chiama debugging, ok? Quindi diciamo che. Ogni tanto bisogna ricontrollare. Allora, ogni tanto, allora ve lo dico subito, diciamo lo storico scaricato da qualsiasi broker MT4 scarica lo storico Metaquos. È uno storico che ha dei buchi ogni tanto. Gli storici che hanno dei buchi hanno questo difetto, ce ne accorgiamo quando lavoriamo sui sistemi che lavorano sugli orari, perché se gli manca una barra contenendo un certo orario, ok, ci frega il test. Dopo stiamo lì a cercare di capire che cosa ci sia che non va, e molto spesso è una questione di buchi. Dopo, per avere diciamo, uno storico migliore, dopo ai corsi vi dico come fare. Dopo adesso non vi preoccupate. Comunque, vedete che all'inizio della giornata lui ci entra long al superamento del canale che si va a creare. E short al superamento del ribasso del canale che si va a creare. Lo stop loss lo mette alla parte opposta. Vedete, lo stop loss è qui, quindi sembra che funzioni. Ok, non sarebbe male se ci tracciasse questi rettangolini. Adesso ovviamente non faremo mai in tempo a scrivere No, per adesso magari lo rivediamo nel prossimo webinar, vediamo un po' come organizzarci. Sì, Comunque, però Giuseppe, abbiamo già imparato la magia del copia e esatto. incolla e quindi vi frego così. Ah, ok, quindi già l'avevi, ok, perfetto. Ok. Allora, vediamo se così funziona meglio. Cioè non è che cambierà niente, semplicemente avremo un aiutino grafico. Ok, il sistema è quello di prima. Ok, così vedete, ci traccia direttamente, ci Il evidenzia il rettangolo. canale. Ok, Perfetto. molto bello così, vero? Sì, visivamente molto meglio. Visivamente, ok. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Che cosa possiamo fare per migliorare, diciamo, questo codice? Allora, vediamo che delle volte cosa succede? Che abbiamo dei canali notturni, diciamo, più stretti. Delle altre volte ce li abbiamo più larghi. Ok. Quando un canale notturno, per esempio, è così largo, qui quanto abbiamo? Qui abbiamo 500 pip. Adesso qui non l'ha rotto.
Però se è stata una di quelle nottate che in 5 ore ci ha fatto 500 pip, anche se rompa il rialzo, noi entriamo, io direi di no. Ok. Esatto. Perché se abbiamo avuto una nottata troppo direzionale, il giorno dopo, io difficilmente mi aspetterei un gran movimento. Molto probabilmente diciamo, il sistema tenderà a lateralizzare. Ok. Quindi direi di mettere un massimo. Quindi se il canale intorno è piccolino, diciamo va bene, ecco, lo lasciamo così com'è. Quindi mettiamo un valore massimo. Extra int, come lo chiamiamo? Facciamo max Range. channel, diciamo 100 punti, se no facciamo 80, che è un valore ottimizzato, che so già che va bene. Teodoro, è il minimo che tu abbia la registrazione. Hai resistito oltre 1 ora e 40, quindi sì, la registrazione sarà inviata via email. Di che la smettono, che si stanno divertendo un mondo. Ok. Allora, qui facciamo, cosa facciamo? Facciamo cosa fatta bene, creiamo un'altra variabile, la chiamiamo di distanza delta, ok? Facciamo di uguale. Allora, adesso scrivo una cosa che non c'è neanche bisogno di scrivere tutta questa cosa qui, però per fare una cosa bene, fatta bene. Una volta per tutte, max meno min, quindi facciamo massimo meno minimo, ok, diviso p, ok, questa è la nostra distanza tra il massimo e il minimo, il delta, quindi il range in numero, ok, quindi un numero intero di pip. In pip, perché se faccio un prezzo meno un prezzo ho diciamo, il delta in decimali, invece ho bisogno di un numero intero. Ok, quindi facciamo if anche qui di maggiore max pip channel return e via. Vediamo se questo ci migliora un po' la vita. Dai. Quindi sì, sembra molto più armoniosa rispetto a quella precedente. Diciamo che sale un po' di più, ecco. Esatto. Ci Ok. sono quei bei picchi dove sale. Sì. Però cioè, è un sistema proprio, cioè, entriamo alla rottura del range Comunque, sì, è una base comunque importante se è basata su una logica forte, quindi poi già una volta dato il codice anche l'expert, poi ovviamente qualcuno può migliorarla come meglio preferisce. Esatto, sì, poi usciamo a fine giornata, non è che abbiamo pensato tanto Esatto, quindi verso anche sullo stop, si può ragionare anche l'uso sullo stop, esatto. di un metro, sullo stop, un trailing stop, sono 3.000 cose da provare, però vabbè, una cosa comunque, in 10 anni, qualche cosina si Sì, tira l'idea fuori. del webinar è quella proprio di far capire il lavoro che c'è dietro, un lavoro fatto serio e un lavoro oggettivo, anche da una cosa che banale non è, tu l'hai definito banale, ma per me che comunque, per chi non è esperto come me, comunque è aramaico per il momento, quindi Sì, comunque il trading anche no, questo è non banale nel è... senso di logica della strategia, ecco.
Esatto, anche se è banale la logica, comunque è una logica forte perché comunque si basa su dei dati comunque oggettivi. Osservazione, Esatto, diciamo, sono un'osservazione che. oggettiva. Però diciamo che arrivati a questo punto abbiamo l'informazione che qui qualche cosina si può anche andare a, diciamo, come base per una ricerca più accurata, la possiamo anche utilizzare. Adesso facciamo un'altra prova velocissima. Le ottimizzazioni. Allora, ottimizzazione è una parola che quando la sentiamo già ci deve far storcere il naso, perché una cosa troppo ottimizzata, overfittata, darà dei bei backtest, però dopo nel training reale ci può restituire dei risultati completamente diversi. Proviamo a fare una cosa. Allora, invece l'ottimizzazione, il tester ha il backtester della MetaTrader 4 ha la possibilità di fare delle ottimizzazioni, e le ottimizzazioni si possono utilizzare non solo per ottimizzare dei parametri, poi anche qui per gli approfondimenti, dopo ne riparliamo nelle altre puntate oppure nei miei corsi. Ok, le ottimizzazioni si possono essere anche fatte per fare delle ricerche, delle esplorazioni. Ok, quindi proviamo a fare una cosa così. If day of week, quindi cioè il giorno settimana, è diverso da day, return, ok. E qui ci aggiungiamo una variabile esterna da ottimizzare, extra int, no, come l'abbiamo chiamata, day. Ok, uno di default, uno sarà il nostro lunedì. Andiamo a fare questa prova, è un'esplorazione, diciamo, ok? Ottimizziamo la variabile day da 1 con il passo 1 fino a 5. Quindi che cosa farà il nostro codice? Se il giorno non corrisponderà a 1, quindi lunedì, non aprirà le posizioni. Quindi cosa facciamo? Facciamo lavorare il nostro sistema solo un giorno a settimana, un giorno alla volta, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e vediamo quali risultati giorno per giorno della settimana ci in questi 10 anni, 11 anni. Abbiamo fatto partire l'ottimizzazione. Vediamo se fa una cosa veloce. Allora, vediamo qualche domanda. Ci sono un po' di domande tecniche, però. Allora, qualcuno la leggo già, time tag andrebbe dichiarato, sì, l'ho dichiarato, e magari non l'ho inizializzato perché il compilatore me lo inizializza già a zero. Ok. Allora, cosa vediamo qui? Allora, abbiamo fatto, capito cosa ho fatto, Giuseppe? Ho fatto Sì, ho lavorare capito. il sistema solo di lunedì per 10 anni, solo di martedì, solo di mercoledì, solo di giovedì e solo di venerdì. Ok, ho sfruttato l'ottimizzatore non per fare ottimizzazione, ma per fare una ricerca. E ho visto che, allora, qui abbiamo il nostro day 4, quindi giovedì abbiamo guadagnato, lunedì abbiamo guadagnato, martedì abbiamo guadagnato. Qua ci manca, quindi vuol dire che l'equity è sotto zero, abbiamo perso di mercoledì e di venerdì. Un'informazione utile? Beh, sì, può darsi che di venerdì, che è un giorno particolare, news, queste cose qui, no? E anche Esatto. mercoledì, che è a metà giornata, può darsi che quei giorni lì Venerdì, sì, è un giorno che dove ci sono i non farm sapere. payrolls, per esempio. Esatto, può essere solo un caso.
Ci andrebbe uno studio incrociato con diversi sistemi, con diversi cross per vedere se è una caratteristica tipica oppure una sovraottimizzazione. Però anche qui adesso non è che siamo un webinar gratuito, ok? Quindi no. Le Beh, è ricerche dato tali si di quelle fanno, ogni nozioni ricerca che. posta dopo ognuno richiamo ai propri approfondimenti. Quindi se day of week è uguale a, abbiamo detto 3, non va bene, o day of week è uguale a 5, quindi a venerdì, return, quindi usciamo dalla funzione with x prima di eseguire i buy e i sell. Ok, questa esterna la possiamo togliere, non ci serve più, perché tanto l'informazione l'abbiamo già raccolta. Proviamo a testare. Anzi, facciamo così. Allora, aspetta un attimo, facciamo così. Voglio il grafico bianco. Save the plate. Questi sono tutti i trucchetti che ve ne insegno a decina dopo durante i corsi. Visual mode. Ok. Vediamo se ci viene fuori qualcosa di fatto un po' meglio. Beh, dai, cominciamo a esserci, che dici, Giuseppe? Ieri sì, che è bel miracolo. No, sì, Vabbè, dai, sicuramente. senza star lì, sì, un po' ottimizzato, un po' tirato per le orecchie, un po' troppo banale come sistema, però dai, abbiamo un po' di gain, un po' di average trade. Adesso, dopo negli altri webinar che vi ho citato, okay, che potete trovare su YouTube, dopo approfondiamo questo discorso dell'average trade, d'accordo, molto importante, drawdown relativamente basso, e dai, qualche cosina, vedete, io, cosa ci abbiamo messo? Una mezz'oretta, 20 minuti, sì, sapendo già un po' scrivere i codici e tutto il resto, però dai, vedete, Beh, è normale che ci voglia comunque esperienza e preparazione per comunque esatto, però scrivere. questo è già un sistemino, cioè l'idea è banale, però qui è già abbastanza articolato. Dopo, ovvio che in una situazione in cui magari, magari qualcuno si è spaventato, in una situazione di un corso di una settimana andiamo a prendere riga per riga, ok, funzione per funzione, variabile per variabile, e andiamo a studiare tutto quanto. Ok, dopo una settimana di corso, una roba così. La sapete scrivere anche se non avete mai programmato. Ok. Ok, però preciso una cosa che comunque ovviamente questo è il webinar fatto proprio per presentarvi l'expert, quindi non siete obbligati a partecipare al corso per avere questo expert e il codice, perché comunque vi verrà dato, però l'unica cosa dovete scrivere direttamente poi a Sergei. Io quando vi manderò la registrazione del webinar, vi scriverò anche l'email di Sergei in modo tale che possiate contattare lui per ricevere poi l'expert e il codice. Quindi poi scrivete direttamente a lui. Quindi se scriverete anche a me poi via email o in chat, vi rimanderò comunque sempre a Sergei perché ovviamente è un suo prodotto e quindi come Tikmill io ho sponsorizzato solo appunto l'evento del webinar per darvi questi Sì, input e queste esatto. Adesso, ovviamente, questo non è un expert advisor soluzione al trading, che lo prendiamo, lo scarichiamo. Cioè, non voglio sentire nessuno che mi dice: ah, ma ci ho messo 100.000 euro, mi sta perdendo i soldi. Ok, No, questo assolutamente, assolutamente. non è un sistema, lo dico subito, che io uso nel mio portafoglio. Ok, è solo per mettere in codice un'idea.
sviluppare un'idea che avevamo già visto il webinar scorso, giusto per Esatto, siamo vedere partiti dalla base, abbiamo proprio sviscerato se... l'expert, siamo partiti dalla base logica, abbiamo fatto vedere un po' di codice di programmazione, ovviamente era impossibile fare di meglio, quindi io devo dirti, Sergei, a me è piaciuto molto il webinar, e quindi... Un secondino, guarda, un secondino, adesso non so se ci metterà poco tanto. Una domanda. All'inizio del webinar abbiamo parlato dei dati storici. Vedete che qui noi testiamo a punti di controllo. Quindi la barra 15 minuti, dentro la barra 15 minuti diciamo che tutto quello che succede il tester se lo inventa. Quindi potrebbe fregarci molto. Domanda. Testando in modalità ad ogni tick, secondo voi il test peggiorerà o migliorerà? Così un sondaggio a occhio, a naso. Vediamo Probabilmente se risponde ancora qualcuno. dicono Beh, peggiora, ci vabbè. sono oltre 60 persone, quindi ancora Lo so. complimenti. Ah, no, no, vabbè, sì. Vabbè, Giuseppe, lo so, ci vuole un po' di pazienza, però per parlare di un sistema, di un expert advisor programmato in MQL, ho pensato quale cosa migliore se non creare un sistema che Ma hai fatto riproduca benissimo, guarda, hai logica superato non ampiamente le mie banalissima. aspettative. Ok, bene, bene. Poi, E si va sempre diciamoci sul. la verità, io mi diverto a fare questa roba, ok? Ma si Ci vede, passo. infatti, altrimenti non saresti stato qui 2 ore. Allora, Esatto. peggiora, uguale, migliorerà, uguale, migliorerà, uguale, Adesso rimarrà. ok, dopo lo vedremo e vediamo se cambia qualcosa anche di capire perché può darsi che in ogni tick fa schifo, perde e basta, però avremo imparato una qualche cosina, ok, su come si testano i sistemi, su come si utilizzano i dati. Allora, dicevo, sì, a livello proprio iniziativa mia, non siete né obbligati né niente, questo è un webinar offerto da Tickmill, lo faccio molto volentieri perché collaboro con questo broker, per dei motivi precisi che magari la prossima volta vediamo anche un paio di cosine carine, perché Giuseppe all'inizio del webinar aveva parlato della velocità di esecuzione dei server distribuiti in giro per il mondo. Io nei miei sistemi operativi, quelli che sono a mercato, io queste cose le misuro. Io so quanto ci mette il broker, quanti microsecondi esattamente ci mette ad aprirle, perché i miei sistemi me lo dicono, mi fanno un report, che dopo la prossima volta magari li vediamo. Esattamente lo slippage che ho subito oppure mi è andato a vantaggio e confermo, okay, che ogni tanto con Tickmill gli slippage sono favorevoli, okay? Ho il report dello spread esatto rilevato prima di aprire l'operazione e di quello che mi ritorna al momento dell'apertura dell'operazione, quindi se il broker facesse qualche giochino strano, come c'è Non ti molti avrei broker. invitato. Esatto, saremmo salutati da un pezzo, anche perché vi dico questa piccola cosina qua, cioè non è per tirare l'acqua al mio mulino, cioè anche, però ve lo dico lo stesso, un broker che diciamo, un broker più fa cresta sui clienti, più diciamo compensa gli introducer, i collaboratori. Con Tickmill io farei la fame, ecco. Esatto. E tu adesso mi fai venire in mente una cosa, e questo ovviamente ti fa molto onore. Tu sei forse l'unico che non mi ha chiesto il markup, perché sapete bene che i broker, io lo dico nella piena trasparenza, non ho nessun problema comunque a dirlo. I broker pagano ovviamente i vari introducing broker e altri, si mettono d'accordo con o le cosiddette CPA, quindi se mi porti un cliente ti do 100 euro, poi si deve capire da dove li prende questi soldi il broker, oppure con un markup sullo spread o altre cose. E quindi io ho rifiutato molti di questi accordi perché molti partner cercano ovviamente di speculare sul cliente. Questa cosa Tickmill ovviamente non la fa. Infatti, voi avete sempre gli stessi spread, anzi anche lo sconto del 5, lo sconto del 5% sulle commissioni, e quindi sempre gli stessi spread, sia che voi siate con
l'introducer, sia che siate con il broker. Grazie. Ok. Allora, test ad ogni tick migliora. È migliorato perché prima arrivava a 1700 qualcosa. Dopo magari lo rifacciamo, controlliamo meglio. Ok. Qui andiamo a raddoppiare praticamente il conto. L'average trade, l'expected payout, lo chiamo così, aumenta. D'accordo, quindi questo te il test ad ogni tick, quindi più preciso, migliora rispetto a quello dei punti di controllo. In questo caso, ve l'aspettavate? Io no, cioè lo so già, lo sapevo già in realtà, però c'è un motivo, c'è un motivo. Perché il motivo è preciso? Perché dopo, se fosse un sistema, per esempio, mean reverting, quindi se avesse utilizzato una logica diversa, contraria, invece avremmo avuto l'effetto opposto, perché dopo il tick generato più meno frammentato del test a punti di controllo sfavorisce questo tipo di sistemi di breakout, ma favorisce quelli mean reverting, per esempio. Dopo. Però sono tutte cose dopo quando si sanno, ok, fin dall'inizio. Possiamo addirittura tenerne conto quando impostiamo proprio il livello, il lavoro di sviluppo e di test, così non ci facciamo fregare, diciamo, da questi, come dire, non ci freghiamo con le nostre stesse mani, ecco, lavoriamo in maniera obiettiva anche con noi stessi. Ok, vi ricordo l'offerta, se vi interessa, offerta lampo fino al lunedì prossimo. Perché fino al prossimo, perché dopo fino a fine mese non voglio più sentire niente, nessuno, perché vado in ferie. Molte cose trovate sul mio sito web trading 2.0. Ok. Ok, è importante per l'expert, il codice, scrivete direttamente a Sergei, non a me, quindi a infotrading2.0@gmail.com. Quindi per richiedere l'expert e il codice, scrivete direttamente a Sergei e quindi poi, ovviamente se non vi risponde a questo punto abbiamo capito perché sarà ovviamente in vacanza, quindi se volete l'expert chiedetelo prima. Che vada in ferie. Mi hai detto Sergei, tu vai dal 10. Ok. 10. Ok, quindi avete comunque abbastanza tempo per richiederlo. Va bene, grazie a tutti ovviamente per essere rimasti qui per oltre 2 ore e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti.